shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Aethelin and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragon. Gwyn's mighty bullets peeled apart the stone skin. The witches moved to great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And thief the scales betrayed his own. And the dragons were no more. Wow, ragazzi. Direi wow. But soon the flames will fade and only dark will remain. Even now there are only embers. Sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. L'ho raccattato in un campo di nudisti, come vedete, bella giba. Sì, decisamente, sono appena tornato da un party hard. Corri forte. No. Si è inculati. Sì, sta arrivando anche l'altro. Prendi uno e io prendo l'altro. No, sono caduto. Ah. Ma come sei caduto? Porco. Ho perso 36.000 anime. Eccoti, eccoti, aiuto, aiuto. Ma così, pronti via a venire assieme a me? Ah, merda. Ah, così, li hai shottati? Ma porco cane, ma sei fortissimo. Hanno Orlando è andato. Sì, fortunatamente è andato. Ma è scemo? Cosa sta facendo? Ma mi mangia? È un scemo pazzo. Ah, ma mi ha risputato. Non è successo nulla. E la Madonna. Non è successo nulla. Si è alzato in piedi. No. È inutile che cerca di fare cose. Il vago. Abbiamo cominciato alle 2:30 e sono le 4:15. Pronto. Sì, ma non è che abbiamo iniziato bene. Per fare 15 metri. Sono tutto sudato. Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con Dark Souls Remastered mentre mi muore. Adesso questa parte la terrò. Ok, sì. Tutta. No, come la tieni? Sì.
Vabbè, muoio! Però se lei non ha l'anello dell'abisso, non possiamo farci niente, a meno che mi butto io, glielo faccio io. Tira la leva, yeah, yeah. Tira la leva, yeah, yeah. L'altra leva. Se la tiri puoi giocare anche tu. Tira la leva. Tira la leva. Oh yeah, yeah. Trovi il simbolo davanti a tu. Ma scusa un attimo, io sono arrivato giù e c'è solo lava. C'è una strada che va a destra. No. Sì. Ah, forse hai ragione. Forse. Tu fai da solo, hai capito? Destra, destra, destra. Villano. Sinistra, sinistra, sinistra. Perché è gioco di mano? Sì, è un gioco da villano. Ma perché non ho più la ragazza per quello. Eh sì, però non posso battere il boss mentre pisci. Prova audio. Io invece c'ho... bimblone, succo di limone. Sì, ci sei, ci sei. Succo di caffè. Ci sei, ci sei. Sì. Okay. E niente, siamo qua perché a me serve un anime e lui vuole rendere il boss più difficile. Quindi, quando sembrava tutto perduto, i nostri eroi trovarono 10 umanità e tutto questo gli diede una grande manus. Sto usando il cristallo della separazione. Bravo, bravo. Anche perché io devo correre in bagno assolutamente. Oh, mi ce l'hanno fatto. Un attacco fotonico. No. Già, 5 minuti e ritorno. Niente da cagare veramente. Eh sì, non c'è più. Vado a cagare anch'io. Stavo volato. Pensavo fosse lì che dovevamo scendere. No, non è lì. No, per niente. E niente, è il suo simbolo. Ero convintissimo. Mi pigli per infatti, il culo. No, è che ti piglio per il culo. Lo scopo era uccidere tutti i demoni. Ah, no, vabbè, ma ne ho ucciso uno, ho fatto vedere che sono bravo, basta. No, per far vedere che sei bravo li devi uccidere tutti. Ah, dici? Ma io non sono dico. Bravo. Ah, dai. Ok. Bello a tutti ragazzi, sono SvapoGamer e oggi siamo tornati con Dark Souls Remastered. Dark Souls Remastered. Bello a tutti ragazzi, sono SvapoGamer e oggi siamo tornati con Dark Souls Remastered e siamo qua insieme a Giba come al solito, lo vedete là dietro, comunque sia arriverà nella sua vera versione, quella lì è la sua versione la notte quando si sveglia per andare a far la pipì. Comunque, nella versione multiforma adesso, sì, adesso questo qua sarà ovviamente l'ultimo episodio perché ci manca soltanto una robina da fare. Io mi getto nell'oblio, mi getto proprio nell'oblio, tanto ci salverà la mistica magia dei nove. Guardate, ma perché non si fa ciurlare tutto da no, da mi è bastato una volta, non mi faccio più ciurlare da lui. Quindi non si è divertito a farselo ciurlare tutto. Sì, ma una volta, capito? Cioè io non sono uno da relazioni così. Volte. Sì, no, una volta l'ho provato, mi è piaciuto, basta così. Metti che la seconda volta fa male e poi rimango deluso. Addirittura male. No, dico, metti che la seconda volta lo fa peggio, poi ci rimango deluso, capito? Metti che usa i denti, è un casino. Bravo. Quindi io direi di riparare l'equipaggiamento, no, avanzare di livello, no, offri anima al ricettacolo. Ok, c'è una super cutscene perché è l'ultima anima. Meno male che non l'ho fatto off camera. O l'ha fatto anche le altre anime, non mi ricordo. No, non credo. Me la ricorderei. Anche perché si sta aprendo la porta. Chi c'è? Gesù Cristo dietro, c'è una luce della Madonna. Ma che bello. Perfetto, c'è un mega nebbione. Io direi che ti aspetto, non entro. Dipende se io lì posso mettere il simbolo. Questo non lo saccio. Non lo so, non vabbè, lo so. Taglione, arriviamo. Ok, io sono umano. Tu sei...
umano. Pronto. Ma non si può mettere. Ma perché vedo giù dalle scale? Ci sono dei cavalieri. Poi con... è lei che lo deve mettere poi il simbolo. No. Lo so, ma io stavo vedendo l'area dove si poteva mettere. Che bella questa zona. Scenda. In fondo alle scale c'è il mio simbolo. La fornace della prima fiamma. Mm-hmm. E qua c'è il suo simbolo. Virgilio. Ragazzi, il nostro Dante inaspettatamente insieme all'aiuto di Virgilio è arrivato in fondo. Chi l'avrebbe mai sospettata questa cosa? Nessuno. Inaspettatamente proprio. Io non ci davo un tollino, tutti mi dicevano non ce la farai, non ce la farai, di qua di là. E invece non è vero, non ce la farai da solo. Da solo, e beh, da solo ce la si fa, ma madonna di male. Più che altro spoiler. Più che altro non ho tutti quei... Vabbè, tanto non lo so. Più che altro non... Ah, sì, beh, sì, lo so. Ok. C'è qualcosa nel mio outfit che è uno spoiler. Ho visto la corona. Tra l'altro non dici niente che sono vestito come lei. Evidentemente fa brutto. Va di moda. Ho creato una tendenza. Però io sono più figo. Non è vero. Dai, guarda che taglio di capelli che hai. Manco nel 1600 si usava. Andiamo. Ok. Quindi, là ci sono dei cavalieri. Mm-hmm. Bisognerà brutalizzarli, immagino. Ti ho portato per quello. E la madonna. Shottato? No? No. Adesso sì. Adesso sì. Raccogli oggetto. Scudo del cavaliere nero, ce l'ho già. È a posto. Assomiglia tanto, cioè nel senso come... Sai, tutto il ferro fuso, sembra, la roccia fusa, adesso non so che cacchio sia. È una fornace. No, più che altro sembra tanto l'ultimo stage, come... No, stage è molto anni 90. L'ultima parte di The Dark Souls 3. Sai che c'era... Più o meno, sì. Sì, non è tutto così incasinato come lì. Qua. Allora. Bello. Io vado avanti di qua. Alla mia destra... Cioè di qua c'è un loot da andare a prendere. Tu vai a prenderlo, io penso il cavaliere. Ah, ok, adesso mi faccio una bella passeggiata allora. Grazie. Oh. Vedete cosa serve? No, tocca... controlli le sue spalle. Il cavaliere ce l'ha proprio con lei tantissimo. Vabbè, ma io scappo. Guardate con che leggiadria che sono. Ma proprio con me ce l'ha. È razzista secondo me. Che bello però anche il cielo. Molto bello. Ma il cavaliere nero non ha fatto i conti con me. E soprattutto con me che non lo affronto e scappo. Infatti. No. Così lo mette in difficoltà. Non sa cosa. Come mai lui dovrebbe attaccarmi ma scappa? Rimane spiazzato, rimane. Sì, lo lasci spiazzato. Infatti quando mi ha tirato la spadata, visto che non mi sono scudato, nel senso non mi sono parato, e sono stato, ho visto i suoi occhietti che dicevano, ma perché? Ah, c'è la sciabibelle questo? E non me l'ha droppata, vabbè. Qua ci sono tutti i tipi di cavalieri neri. Questo qua c'ha l'alabarda? Sì. Alabarda spaziale! E me l'ha droppata. Buono. Sì. Di qua non... Sì, ma è bella sta zona. Mi piace. Mi piace veramente un freco. Vabbè, le texture sono bassissime, eh. E beh. Io attraverserei la nebbia a questo punto. È lui? È lui o non è lui? Sì, attaccherà te, purtroppo, perché io volevo fargli fare una cosa.
Ah, così l'hai parriato? Sì. Ma ti sembra? Ah, ma si può backsteppare? No. Ah, ok. C'è una cosa da fare, però... lei non lo sa. Fermo, fermo, fermo. Non lo bullizziamo così. Vabbè, allora io così vado a farmi un giro per l'arena. Me lo manda in crisi. Vado a farmi un giro per l'arena. Bello comunque, eh. Cos'è che bisogna fargli fare, scusa? Quello? È una cosa. No! Non quello. Non quello. Però se non mi fa bere, signor Gwyn. Vengo io, dai. No, tranquillo. Solo che, essendoci lei dietro, faceva cose e non faceva quello che volevo io. Non mi muoio. Non si faccia uccidere, magari. Lo fammi, ma perché ho 20 fiasche? È perché sei ai riposatori cettacolo. Sì. Ma tu vuoi ucciderlo a... vuoi ucciderlo così? Anima di Gwyn, Lord no. Edizzone. Salve. Salve, ma è finito così? Eh sì, gli ho fatto due parry e praticamente è morto. Poverino. Mi sono avvicinato al falò. E l'ho acceso. Il fuoco mi pervade. Sono tutto un fuoco. Yeah. Tra l'altro, che bella è l'armatura del Cavaliere Nero con quella maschera lì. Sta diventando Super Saiyan. Niente, ho dovuto fare una scelta, ha fatto la scelta se vincolare o meno il fuoco. No, ma c'era scritto accendi il falò, io ho scritto ok. E allora niente. L'ho vincolato, ho sbagliato. È finito così. E allora così. Niente. È finito così, ragazzi. E lei guarda. Abbiamo finito Dark Souls, 10 minuti di episodio nemmeno. E si è conclusa così la nostra avventura sulla remaster di Dark Souls. Più avanti, non ora, ma molto più avanti, porteremo anche il 2 oppure Bloodborne. Dobbiamo ancora decidere. Tanto io l'ho preso tutte e due, uno gratis. Scegliete. Se volete, se avete preferenze, ditemelo sotto nei commenti. Per noi non c'è alcun tipo di problema. Giusto? Tranne per me che mi sto sul cazzo Dark Souls 2. Quindi mi sa che inizieremo Bloodborne. No, a parte tutto, scrivetemi sotto nei commenti quale gioco vorrete in un futuro che portiamo quale insieme. Quale nuova serie. Fate conto però che adesso usciranno giochi del calibro di Red Dead Redemption 2, Fallout 76 e altre cosine belle che porteranno via una marea di tempo. Quindi lo vedrete, sì, o Bloodborne o Dark Souls 2, ma molto più avanti. E quindi ragazzi... vi ringrazio per aver seguito questa serie insieme a me e insieme a Giba. Ringrazio anche te, Giba. Grazie mille. Prego. Perché senza di te non ce l'avrei mai fatta. Sei stato veramente il mio Virgilio che mi ha fatto superare gli ostacoli dell'inferno che è Dark Souls. E niente, ragazzi. Se vi siete persi qualche episodio, c'è la playlist, andate a recuperarvelo. E vi lascio il link del canale di Giba sotto in descrizione. Yeah. E direi che è tutto. Cosa dire invece su Dark Souls? Bello, molto più lento del 3. Molto, molto più lento. Sono due giochi completamente diversi. Mi è piaciuto. Devo dire però che l'hanno remasterizzato benino. Potevano fare molto di più perché la texture della lava io non gliela perdono. Cioè, potevate cambiarla. Cioè veramente schifo e molte altre cose messe in bassa risoluzione che c'è un po' di impegno in più. Diciamo che si poteva fare meglio. Molto molto meglio, molto ma molto meglio. Hanno fatto il compitino, secondo me. No, più che altro io spero, non credo proprio che succeda una cosa del genere, però spero che un domani Demon Souls metterà... No, più che Demon Souls, perché per quello che ho visto di Demon's Souls non è che sia sto granché.
Però avere però una portabilità sulle nuove generazioni sarebbe carino. No, la possibilità, io spero di la possibilità di mettere alcune mod su PlayStation, su... non credo proprio su Dark Souls, perché ci sono mod su Dark Souls molto 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 interessanti. Sì, 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 sì. Ma di questo no, non è questo qua, cioè non parliamone adesso, nel senso lo sappiamo come Sony, non succederà mai. Forse Fallout stava riuscendo nell'intento, ma non c'è riuscita. Nel Nintendo, no, e non è questa la console che sto usando. Ma comunque, ragazzi, io direi che può bastare così per questo ultimo episodio, per questa serie. E vi ringrazio ancora per l'ennesima volta te, Gipa. Se il video e la serie vi sono piaciuti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella! Ciao, ragazzi! Ciao.